mi sembra che abbia risposto bene, insomma, allo spettacolo. Poi non so, magari tu andrai a fare interviste e ti diranno il contrario. Sì, mi è piaciuto molto, veramente tantissimo, un bellissimo racconto, fra l'altro anche talmente raccontato bene che a me ha creato anche un po' di angoscia, pensare che noi siamo figli di quelle situazioni è tremendamente angosciante anche, è bellissimo però. A me sembrava che rispondesse bene, nel senso che ci sono alcuni passaggi dello spettacolo che non è facile seguire perché rimandano ad altri momenti dello spettacolo, quindi bisogna essere stati attenti. È uno spettacolo per tutti. Sì, è stato interessante l'aspetto di vedere la guerra da sotto un altro punto di vista. Nel senso che non ci vuole una preparazione speciale. Però ci vuole attenzione, questo sì, ma io credo che poi sia il motivo per cui uno spettatore esce da uno spettacolo, il mio o di un altro, insomma, un motivo di soddisfazione, cioè aver fatto una piccola fatica per però poter portare a casa qualcosa che può avere un valore, insomma, a prescindere dalla qualità del racconto, ma proprio per il meccanismo che si innesca. Lo spettacolo mi è piaciuto, è già la seconda volta che vedo Scemo di guerra, per cui ero curioso, insomma, di vedere quanto c'era di improvvisazione o quanto c'era proprio di sua recitazione, lo scritto. Ma guarda, non è che quando scrivo un testo penso di doverci mettere l'ironia piuttosto che la comicità, il dramma. Sì, però pensavo comico e sono abituata a vederlo in un'altra maniera, allora, ma però è stato bello, molto bravo. Cioè, penso di raccontare una storia e basta, non penso ad altro. Poi è chiaro che più una storia è costruita su elementi concreti, che non significa che debbano per forza essere veri, ma sono concreti. Beh, diciamo, l'aspetto, diciamo, è di intrecciare situazioni ironiche a momenti invece di vita di guerra, insomma, realmente vissuta, un po' anche trasfigurata magari, diciamo, dai ricordi di un parente caro, insomma. E per cui, cioè, la fame, la stanchezza, la gioia, e poi il pane, il treno, i sassi, gli alberi, la frutta, insomma, gli animali, sono cose molto concrete, e detto questo possono essere inseriti all'interno di una storia che invece è completamente inventata. Questa mia storia di Scemo di guerra è in parte vera e in parte inventata, sono tutte storie vere che poi vengono rovesciate in maniera surreale e grottesca, e la concretezza è complessa, e questa complessità è possibile che ci sia qualcosa di comico come qualcosa di tragico. A me fa anche uno strano effetto vedere che alla fine, quando c'è la voce registrata di mio padre che è morto, ci sia anche qualcuno che ride, anche a me fa ridere, insomma, questa cosa di lui che fa una battutina, insomma, sulla cipolla, perde un filo per una cipolla, non so se conviene, e c'è qualcuno che ride. Nonostante sia la storia di una persona che è morta e la sua voce registrata, alla fine nessuno rimane col dramma nel cuore, insomma, per questa cosa, ma anzi rimane una certa leggerezza che è quella della realtà, insomma.